Bentrovati a tutte e a tutti. Come saprete, sabato 8 giugno e domenica 9 giugno ci sono le elezioni europee. Elezioni che coinvolgono 27 paesi della comunità europea per circa 450 milioni di abitanti. Sono elezioni che si svolgono in 5 anni. Nell'ultimo quinquennio erano stati eletti 705 eurodeputati, di cui 76 italiani. Quest'anno saranno 720 gli eletti e saranno ripartiti nelle varie nazioni a seconda del numero di abitanti, quindi probabilmente ne leggeremo qualcuno in più. Vi dicevo, si vota sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23. Quindi, detto questo, volevo invitare tutti a recarsi al voto, perché bisogna cominciare ad invertire questa tendenza degli ultimi anni all'astensionismo, perché ricordiamoci sempre che il voto è un diritto importantissimo che ci hanno assicurato i nostri genitori, i nostri nonni, non senza fatica. E quindi noi abbiamo il dovere di espletarlo, questo diritto, in tutte le sue forme. Penso che sia la forma più alta di democrazia che ogni cittadino ha a disposizione, quindi davvero un invito a partecipare a ogni tipo di voto, in questo caso è quello europeo. Alcune informazioni di servizio. Allora, ci tengo a ricordare, anche se le abbiamo tutte un po' pubblicate, sul nostro sito sono tutte presenti, c'è un tab proprio elezioni che chi può accedere lo può verificare, può essere informato di tutto. Comunque la cosa che ci tengo a precisare, scusate, è che è stato spostato il seggio di Nuvolato Santa Lucia. È stato spostato dal Museo Gorni all'ex scuola materna in via Europa numero 10, è stato adeguato perché appunto sono state in questo senso abbattute le barriere architettoniche e dato anche una sede più adeguata ai militari che presidiano il seggio. Quindi questa è la prima cosa che vi volevo ricordare. La seconda cosa che vi volevo ricordare è di controllare la tessera elettorale, se la trovate, insomma, nel caso l'abbiate smarrita, piuttosto che sia completa con tutti i timbri. Vi ricordo che potete venire già da domani a rinnovarla, oppure ci sono delle aperture straordinarie dei nostri uffici demografici che sono, ve le leggo, venerdì 7 dalle 9 alle 18, orario continuato, sabato 8 dalle 9 alle 23, sempre orario continuato, e anche domenica, anzi dalle 7 di mattina alle 23, orario continuato. I nostri uffici demografici sono a vostra disposizione e qualora vogliate prenotare il rifacimento della tessera, vi potete recare, però lo volete fare prenotandovi, vi do anche il numero di telefono che è 0376 627257, ripeto 0376 627557. Un'ultima cosa invece, per chi ha la necessità di essere accompagnato per impedimenti fisici ad esercitare il proprio diritto di voto, deve essere munito di un certificato che viene rilasciato per la nostra zona. La struttura più comoda dove poterlo avere è l'ospedale di Borgo Mantovano, e ci si può recare all'ospedale di Borgo Mantovano mercoledì 5 dalle 8.30 alle 10.30 senza appuntamento, quindi vi recate là per poter avere questo certificato, in modo tale che quindi anche chi ha queste difficoltà fisiche, questi impedimenti fisici, possa esercitare questo diritto. Quindi vi invito ancora a partecipare a questo voto come a tutti gli altri, perché chi non va fa decidere agli altri. Questo secondo me non è una buona strategia per tutti noi. Bene, buon voto a tutti e alla prossima.